protagoniste, la padrona di casa, Eleonora, e la badante, Alina. Ma il libro ha molti personaggi e si articola con una serie di storie che via via si intrecciano tra loro, perché Eleonora ha un marito e un'unica figlia che vive a Lione, e Alina ha un marito, un padre, una nipote, insomma. Ci sono dei colpi di scena, e i colpi di scena sono talmente sorprendenti che sembrano quasi volare al di là e al di fuori della storia, ed sono quelli che rendono la scrittura incalzante a un certo punto, perché il libro parte, come avete sentito dalla sua lettura, in maniera piana, in maniera descrittiva, in maniera familiare, mentre invece dopo assume, insomma, un andante con moto, un allegretto, una vivacità. È difficile farti altre domande, perché tu sei una che si racconta poi fino in fondo, anche con poche battute. Allora, il percorso del libro è stato fortunato finora, perché hai avuto delle recensioni di grande qualità. Qual è che ti ha fatto più effetto, ti ha fatto più piacere? Tutte. Io qui voglio ricordare quella di Francesco Durante, anche perché Francesco è un amico e collega carissimo che ci è mancato pochi giorni fa, e molti di noi qui stasera siamo a ricordare lui, e a portarcelo dentro. E Francesco mi ha molto incoraggiato con questo libro, che io avevo scritto poi messo da parte, perché come succede spesso, mi sembrava di essermi messa un po' troppo in piazza. Lo spunto autobiografico si c'è ed è esile, però non è una storia, me la sono inventata, c'è un indizio, però e lui mi ha molto incoraggiato. Mi ricordo una cosa che gli era piaciuta in modo particolare, era l'incipit e la descrizione di questo innamorato, questo Giorgio di cui vi ho letto, e lui mi diceva: sai, è proprio come dici, noi ci accorgiamo che invecchiamo non dalla nostra faccia e dalle nostre rughe, ma dalla faccia e dalle rughe dei nostri amici. Per cui il mio specchio, lo specchio del mio invecchiare, sono gli altri. Io quando cammino per strada mi vedo, se passo davanti a una vetrina sobbalzo, ma dentro di me mi vedo un ragazzo. E quindi quel ragazzo lì e la sua, due recensioni mi ha fatto, una per Il Mattino e una per Il Messaggero, mi sono molto care. Così come è cara la telefonata che lui mi ha fatto quando questo libro è stato segnalato al premio Strega di quest'anno, e lui con vera gioia, col piacere, generosità di chi condivide il tuo, la tua, sì, contento con te e per te, mi disse questa cosa e mi disse che mi faceva tanto piacere. Quindi io incastono, diciamo così, nel mio ricordo quella lezione. Parli con i palpiti del cuore, quanto sei sentimentale, quanto sei passionale. No, sono cattiva, sono cattivella. Infatti i miei due personaggi sono entrambi un po' cattivi. La dichiarazione così tu cool, perché sei cattiva, chi lo diceva, tu e tua figlia? No, beh, devo dire, ti racconti tu così. Forse più che cattiva, non sono politically correct, e mi piace di se devo dire la cosa, colleghi, che... prendetene atto, che lei è cattiva. No, non mi piacciono le, come devo le sdolcinature. Però a pagina 45 dici: un sonnellino potente e implacabile come un incantesimo. Dite che frase. E a pagina 100 dice: sopraffatta dalle emozioni. E questa era Alina, credo. E a pagina 101 continui scrivendo: un sentiero dritto che si snoda davanti da non perdere di vista. E poi sei cattiva, non sei sentimentale, ma chi la racconti? Noi qua facciamo interviste da che siamo nati. No, volevo dire questo, mi spiego meglio. I miei due personaggi non sono adattati, attestati su di un registro di rappresentazione
benevola, io non faccio sconti a nessuna delle due e per la verità non parteggio per nessuna delle due, perché penso che ognuna delle due è portatrice di una sofferenza. Queste condizioni, come quelle che qui descrivo, oggi le viviamo in parecchi. Se ci facciamo un giro nelle città, Napoli per esempio, in questi giorni Chiaia, il povero, sono, pullulano di badanti che spingono carrozzine con signore. Cioè questo genere di condizione è intervenuta solo di recente a modificare proprio l'antropologia delle città. Se noi pensiamo che in Italia solo di badanti romene ce n'è 1.300.000 e sono presenze che di recente sono entrate nella nostra vita, sono persone delle quali noi pensiamo che siano i migranti più integrati di tutti, perché stanno nelle nostre case, gli diamo la stanzetta, il lettino Ikea, il mobiletto. In realtà sono persone profondamente diciamo disintegrate, altro che integrate, proprio per tutto quello che devono lasciare dietro di sé, ed hanno patologie. Di recente sul Corriere della Sera è uscito un servizio molto bello di Francesco Battistini, che raccontava la sindrome Italia. Esiste una vera e propria malattia che prende queste persone, le quali dopo tanti anni di lontananza dalle loro famiglie e di sradicamento non sono più riconosciute dai figli, si perdono l'infanzia, l'adolescenza di questi bambini, quindi vivono male e hanno dei disturbi psichici forti che sono stati proprio di recente individuati, prima non esistevano. Allora tutte queste cose devono portarci a interrogarci su queste persone che spesso sono sgradevoli. Io questo non lo nascondo, perché Alina fa delle cose terribili. Se avrete voglia di leggere il libro scoprirete di che cosa è capace, quindi non si può provare simpatia per lei, perché oggettivamente compie degli atti pesanti, ma è una sorta di guerra di sopravvivenza. Dall'altra parte Eleonora non è meno cattivella, quindi diciamo che io parlavo della mia cattiveria, ma volevo riferirmi a una oggettiva difficoltà di certi rapporti, che anche per noi diciamo occidentali, ma mica è facile mettersi in casa una persona che viene da fuori, che ha aspettative e che ha un mondo interiore totalmente diverso dal nostro. Però in questa tua perfetta, precisa, puntuale analisi che hai fatto sulle straniere o gli stranieri che vengono qui da noi, non dimenticare che tanto tempo fa, 50, 60, 100 anni fa, le balie avevano lo stesso sradicamento, venendo solamente dalla sciocceria, lasciavano i loro figli, non li potevano allattare, allattavano i nostri. È verissimo, infatti diciamo che questo e assimilavano talmente la famiglia nella quale entravano che facevano parte. Io penso per esempio, che ti posso dire, Edoardo, io ho un passato, tu te lo ricorderai, di esperienza teatrale con Edoardo, certo. E Luca e Luisella, morta prematuramente a 13 anni solamente, sono cresciute con la tata e con la balia. Che rinunciavano alle proprie vite, non si sposavano, non avevano figli. No, perché... no, peggio ancora, partorivano e il giorno dopo erano a casa dei signori dando latte ai bambini dei signori e non ai loro. Certo. Questa non è una cosa da sottovalutare. Però quello che tu racconti da Moldava, che a me mi è piaciuta assai, questa ingegnera, poi non possiamo raccontare perché la storia è avvolgente, mette in campo tantissime cose. Però sai che cosa mi ha, adesso è come se stessimo in un salotto tutti insieme, perdonate la familiarità del tono, però insomma mi piace condividere con voi. A un certo punto Titti fa un piccolo accenno a quello che non gli piace, poi non è che lei, insomma il suo personaggio, che è la mania dei cuochi, delle cucine, degli chef, quelle cose detestabili che ci affliggono dalla televisione in tutte le ore del giorno e della notte, dobbiamo vedere le impiattate e gli spaghetti messi così con la mano, ecco, la mano, devono essere attorcigliati, poi viene, sopra ci mettono i fiorellini, il gamberettino, la cosettina. Io dico sempre che il cibo
Ecco, Turidi, il contrario della guerra, il cibo rappresenta la pace, e che un bel piatto di pasta e patate, pasta e fagioli, spaghetti con le vongole, ha da essere un piatto e non questa cosa fatta con la mano per mezz'ora col fiorellino. Ti ricordi che pagina era? Perché è un passaggio di poche righe, ma particolarissimo. Cioè, cerco allora, perché trovo. È riferito a quando la figlia di Eleonora. Sì, perché non raccontare tutti i colpi di scena. Questo però lo possiamo dire. Allora, questa ragazza, come molti dei nostri figli, ha fatto tutte le summer school. Ecco, interrompo l'autrice. Parla della Eleonora, la protagonista, parla della figlia, che è una studiosa a Lione, che improvvisamente comunica che vuole fare la cuoca. Evidentemente, lei vuole buttare alle ortiche, parla la mamma, lei vuole buttare alle ortiche gli anni di studio, fare la cuoca e mettersi con un cameriere. Ora si sa che tutti i figli sono grovigli d'angosce per i genitori, che sembrano crescere nel mondo solo allo scopo di spiazzarci, disorientarci. Ma io proprio non riconoscevo più la mia bambina diligente nella giovane furia che l'altra sera, con inconsapevole protervia, senza guardarci negli occhi, inanellava le tappe di un suo progetto tutto già definito, chissà quanto discusso e precisato con questo fidanzato di Lione. Non la riconoscevo nell'aria sprezzante di darci le sue lezioncine, di spiegarci come vanno le cose nel mondo, come si fa a starci dentro conciliando leggerezza e lavoro, ciò che ti piace fare con l'esigenza di costruirti qualcosa che ti assomigli, e con l'altra, pure importante mamma, di fare soldi. La verità è che non riesco proprio a digerire l'idea di una figlia cuoca, ma deve toccare a me, proprio a me, che tanto mi sono dannata per avere un mio posto nel mondo come persona pensante. Ma quale beffarda eterogenesi dei fini fa sì che il mio modello di donna liberata dalle incombenze domestiche, il mio ideale di creatura emancipata dalle catene della schiavitù casalinga, si sia così rovesciato proprio nella carne della mia carne? Figuriamoci, mi sono sempre sottratta alla moda della cucina, questa autentica fissazione che da qualche anno ha cominciato a dilagare vergognosamente tra amici un tempo dediti a ben altri impegni. Deve essere una specie di subdola epidemia esplosa ad un tratto sommessamente, come un perverso gioco di società. Di punto in bianco, da che si discuteva di scenari mondiali, tensioni sociali, si è cominciato a parlare insistentemente di cibo, si è preso a scambiarsi ricette invece che riflessioni, a compulsare siti di chef invece dei libri, a ipnotizzarsi su video di YouTube che mostrano la preparazione di pietanze complicatissime. Il morbo ha infettato la maggior parte delle persone che frequento, che ormai infiorettano i loro discorsi con espressioni come impiattare, ti vengono ad aprire la porta di casa con il grembiulone, non ti invitano più a concerti o convegni, ma quasi sempre a cena. E per quel che conta non è né la situazione conviviale né l'atto di mangiare in sé, ma la preparazione del cibo, l'estetica della presentazione, il culto, l'ossessione per la cucina, perché ormai cucinano tutti, proprio tutti, però la figlia cuoca non ce l'ha ancora nessuno. Ed ecco a voi una vera attrice, il suo bellissimo curriculum. Adesso un debutto con Edoardo, non so se mi spiego. No, adesso mi vanto, 30 commedie la dedica sabato, domenica, Giulianella, ma non l'ho fatta mai perché mi innamorai del padre delle mie figlie e mi sposai, ruppi il contratto, lasciai il piccolo teatro di Milano e dissi no a Edoardo si arrabbiò, io ero minorenne, un giorno mi telefonò qui a Sorrento e disse: vengo a parlare con vostro padre, però prima venite da me alla Minervetta. Andai, minorenne, e disse: ho scritto una bella commedia, una buona parte per voi, sarete mia figlia Giulianella, debuttiamo al Teatro delle Nazioni a Parigi e poi saremo per un mese all'Eliseo. Ma direttore, il mestiere di moglie non si concilia con quello di attrice. Questa puttanata ve l'ha detto il vostro fidanzato. Sì, me l'aveva detto il nostro. Beh, minimo applauso. Tornando, no, per carità, ci mancherebbe. No, no.
Io per 4 anni ho condotto in questo chiostro che aveva un bel pavimento, devo dire, e anche un bel palcoscenico, devo dire. Ho condotto l'incontro con persone molto carine, molto speciali, Carla Fracci, Marisa Laurito, Roberto Di Simone, Luciano De Crescenzo, Antonio Ghirelli, tanti, tanti, tanti. Ed è stato sempre questa maniera, l'avvocato veniva, perché l'altra sera me l'ha detto, ed è stata sempre questa maniera così dialogante, con Titti, che ripeto, ho visto solamente poche volte nella vita, ma della quale ho grande stima, e quando mi ha detto di presentare, io ho detto nella mia piccolezza, eccomi qua. Allora, Titti, a te la parola. Vai. C'è una triangolazione in questa storia. Abbiamo detto che c'è la mamma malata, la quale a sua volta è una donna capovolta ed è un personaggio che io amo molto. Non è la mia mamma, perché è una mamma, una donna che è stata molto dura in gioventù, è stata una donna molto propositiva, ma nella vecchiaia naturalmente questa propositività evapora e ancor di più nella malattia la sua propositività si trasforma in annichilimento frequente, spaesamento, sperdimento di sé. E quindi c'è la mamma Eleonora, Eleonora che nutre sensi di colpa nei confronti della mamma perché sa di doverla accudire ma non riesce a non registrare la propria insufficienza, cioè la scarsità di disponibilità, e questa è una cosa a cui va dedicato un pensiero a parte, lo faccio fra un minuto. Il terzo polo di questo triangolo madre-figlio è la figlia, questa figlia che ha fatto gli studi, doveva fare il fisico di radiologia, il tecnico di radiologia, era andata a studiare a Lione e invece manda tutto a quel paese per fare la cuoca, come avete sentito nella splendida lettura di Giuliana. Quindi queste tre donne sono in qualche modo tutte e tre capovolte, la mamma, la figlia e la figlia della figlia. E io cerco di raccontare anche la difficoltà dei rapporti madre-figlia che oggi mi pare particolarmente evidente, intenzioni che probabilmente nelle generazioni precedenti non si conoscevano. Adesso, siccome siamo alle ultime battute, perché io non ho mai superato nella mia vita i 50 minuti di una presentazione, invece di parlare delle signore, delle donne protagoniste capovolte, quanto sei capovolta tu? Vai. Totalmente capovolta. Sono proprio come questa copertina che a me è piaciuta molto. Infatti quando l'editore Iacobelli me l'ha proposta, me ne ha proposte 11, ma io ho scelto questa perché è un po' Alice del Paese delle Meraviglie, no? Questa c'ha tutto sotto sopra, le tazze, i cucchiaini, e secondo me noi donne oggi siamo tutte un po' così, perché siamo donne di transizione, noi siamo in bilico tra esigenze di cura alle quali noi non riusciamo a ottemperare, ma diciamo pure, questo discorso che avevo lasciato in sospeso, che il problema della cura è un problema forte che dovrebbe essere anche, diciamo, agito in una dimensione pubblica, cioè ci vorrebbero delle mani, degli aiuti assicurati alle famiglie che si trovano a dover gestire un percorso ormai comune a tutti. E se ci fosse questa attenzione pubblica significherebbe anche più lavoro, forse, no? Occasioni di lavoro in più. Ma la verità è che noi siamo così capovolte che questa cura non la sappiamo più tributare. Io questo lo dico anche rischiando l'impopolarità da parte di amiche femministe, magari. Anche questo rincorrere una nostra autonomia, forse anche troppo, ci ha fatto mettere in parentesi un'attitudine alla cura che è una delle componenti belle dell'identità femminile, che secondo me noi dovremmo recuperare, ma anche insegnare molto agli uomini, perché la cura degli altri è la cosa più bella che ci sia. Allora, perché questa donna si rimetta nel verso giusto, io penserei che quello che dovremmo sforzarci di fare un poco tutti è riuscire ad andare verso gli altri, tutti gli altri, quindi che soprattutto hanno bisogno di noi, senza troppo concentrarci sulla nostra individuale esigenza, narcisistica esigenza di stare al mondo facendo solo quello che ci va. E abbiamo parlato solo di donne, figuriamoci se cominciavamo a parlare di uomini, sarebbe stato stupendo con voi uomini presenti. Allora, siccome abbiamo autorevoli colleghi, vuoi che qualcuno di
di loro dica qualcosa, c'è qualcuno che vuole dire anche qualcosa? Anche non i colleghi, no, è chiaro, chiunque intanto voglia dire qualcosa. Io sono rimasta con la curiosità di sentire un brano di Alina. La no, voce, non dovevo leggerlo, ma è terribilmente la voce di Alina, è la voce di Alina, allora, è stupenda. Piccolo. Leggo piccolo piccolo, allora, sì, è giusto. Poi c'è Leonora, vuoi fare un intervento? Lina. Vuoi farlo? Ah no? Va bene. Non è la protagonista. Se è piccolo piccolo lo leggo io. Sì, allora aspetta, te lo trovo. Allora, Lina 1, è giusto che si faccia dall'inizio. Ah, lei è fantastica. Vabbè. Sono scappata dal mio paese 10 anni fa per la fame e la miseria e adesso sono di nuovo in cerca di lavoro, qui in Italia. Però vedere quella foto con il sole mi ha scombussolata, mi ha costretto a fermarmi un attimo, a pensare guardando indietro, cosa che per lo più evito accuratamente di fare, per non perdermi in quel dietro. E dopo, guardando l'astro fiammante che avevo disegnato, ho pensato che la devozione al sol dell'avvenire della bambina di 10 anni non dovrebbe essere giudicata con il senno di poi. Non merita la sprezzante ironia esibita dagli italiani quando parlano degli ex paesi comunisti, perché poteva anche andare diversamente. Se solo Gorbaciov non ci avesse venduti agli americani, se solo non ci avesse fatto a pezzi, è stato lui a rovinarci, a portare a distruzione tutta l'Unione Sovietica, che una volta era un unico grande paese temibile, che assorbiva in sé la nostra piccola Moldavia, la promuoveva e la proteggeva facendone da schermo e da scudo. E dire che in Italia piaceva tanto, e piace ancora, quel piazzista corrotto, quel traditore con la moglie che si faceva le permanenti e acconciature alla occidentale, si metteva i vestitini di seta stampati a fiori e i cappellini. Lei si metteva i vestitini e i guanti per scendere tutta sorridente dalle scalette degli aerei, salutando con la mano gli europei e gli americani. Quelli sproloquiavano entusiasti di perestroica e di glasnost. Intanto per noi si spalancava l'abisso e perdevamo tutto. E mio padre finiva di essere un medico stimato per diventare un povero uomo incapace di sfamare la famiglia in un paese piccolo e miserabile, abitato solo da poveri uomini. Devo aggiungere una cosa su questo brano, grazie per le mani in partenza, che io sono vissuta per 5 anni con Rudolf Nureyev e lui raccontava una storia completamente diversa di quella di Alina quando parla in maniera così sublime di Gorbaciov, attribuendo a noi occidentali tutto il male possibile su di lui, perché Rudolf è stato aiutato solo da Gorbaciov quando per 29 anni non ha visto sua madre, per 29 anni, non avendo fatto nessun delitto, compiuto nessun assassinio, e dopo 29 anni, per 24 ore, ha avuto il permesso di vederla da Gorbaciov, la vide e sua madre morì il giorno dopo. Ora, la visione tua che metti naturalmente nella storia non di è Alina, mia, non è mia, è la visione di Alina. Di Alina. Io ho constatato, al contrario di quello che noi abbiamo constatato dalle badanti con cui ho avuto a che fare, che loro tutto sommato hanno un'enorme nostalgia di quel tempo, perché per loro era un periodo in cui c'era il lavoro assicurato, l'assicurazione medica, sanitaria, le scuole gratuite, era un'altra storia. Io no, io sono stata 3 volte in Russia, non ho avuto questo. Per le persone semplici, rispetto alla schiavitù alla quale poi sono state costrette successivamente, era un altro discorso. Comunque, brava Titti. Sì. Qualcuno vuol dire qualcosa? Enorme all'assessore Maria Teresa Carlis, che ha reso possibile questa serata. E che ringrazio insieme con Antonino Pani, il mio amato Antonino, dal profondo del cuore, per avermi regalato questa opportunità di incontrarti.
se volete dire qualcosa, chiacchierare, molto attenti. Noi siamo qui. Allora, noi siamo qui e se nessuno vuole dire niente, abbiamo passato insieme un'ora nel chiostro di San Francesco parlando di un libro che si chiama La donna capovolta, autrice Titti Marrone. Wow, grazie. Grazie a tutti quanti, a me di essere venuti. Vi ringrazio e spero se leggerete questo libro di strapparvi anche un sorriso e farvi pensare un po'. Grazie ancora. Pronti? Teresa, chiamate chi vuol farsi la foto. Chi è che vuol farsi la foto con la scrittrice? What else o mai più? Teresa, capiti. Forza. C'è qualcun altro che si vuole accodare? C'è qualcun altro che si vuole aggregare? Ok. Adriano, dove possiamo vedere queste foto? Sul mio portale e sulla mia pagina, Michele De Angelis. E su YouTube. Michele De Angelis. Sì. Importante. Okay, buon lavoro. Ci sentiamo. Ciao.